Tommaso Zanello, in arte Piotta, una certezza, una garanzia, che primo maggio è? Spero bello come gli altri due che ho fatto, non c'è due senza tre, in realtà spero ci sia pure il quarto, il quinto, perché mi trovo benissimo umanamente per i valori, in questo caso in particolare le storie che stanno per raccontare, che racconteranno per tutta la giornata. Non posso non coinvolgerti in discorsi di politica, sono 3 anni che non abbiamo un premier eletto e il governo attuale fa molte promesse. Davanti a questa piazza di ragazzi, cosa pensi che si possa dire loro e che speranze ci sono? Ma le speranze non muoiono mai, per cui spero davvero siano tante. Sicuramente la situazione è molto molto particolare, proprio a livello storico, insomma è un po' anomala. Spero che si vada a votare presto, a partire dalle europee, ma ancora di più poi insomma le nazionali, che sono quelle che ci riguardano. Io personalmente come cittadino, insomma, pagando le mie belle tasse, vorrei esprimere il mio voto in maniera chiara. Come artista come stai e come ti senti che tra poco salirai sul palco? Sto carico, sto in gran forma, lavoro su tante cose nuove, sull'etichetta, sul radio, con questo progetto a teatro con Gerardo Colombo che si chiama Freedom, ci beccate in tutti i teatri, racconteremo la Costituzione, chi in prosa, chi in versi, chi con la propria storia personale, chi con le proprie canzoni. Grazie Tommaso. A voi, ciao.